Buonasera, stasera non riesco a distanziarmi da fare dei video, ma io non so, guardate ragazzi, io non sono un virologo, sì, ho ammazzato nei tempi qualche mosca, qualche zanzara, qualche ragno, così, le api no perché essendo un po' anche agricoltore sul mio balcone, le api non le ammazzo perché sono essenziali, ce ne sono sempre meno. Purtroppo questo è. Guardate, io vi proporrei, perché sono mie idee pazze, perché da virologo pazzo ammazzando zanzare, mosche e ragni, mi sono fatto la mia idea. Magari chiamatemi virologo, perché mi sa che sono all'altezza. Sono i zanzarologi. I ranologi, io diciamo che è il ragnologo, ecco, diciamo quello. Io sono adesso un ragnologo virologo. Cazzate come le dico io, le dicono tanti in televisione, quindi a me nessuno paga per dirle cazzate, loro vengono pagati dal governo, cioè, sì, dal governo praticamente, sì, dalla stampa, dai mass media. Che tengono scemi tutti i coglioni. Ma quello che volevo dire è questo, ragazzi. Siamo quasi a Natale, oggi è il 22. E come il Presidente della Repubblica, non so se si può chiamare Repubblica ancora, però farò il discorso di fine anno, magari il nostro vampiretto farà anche lo discorso di fine anno, lo farò anch'io, ma perché no? Mi sembra giusto, lo farò anch'io. Però non facciamoci regali a Natale, quest'anno non li farei. A me non va di farli e neanche di riceverli. Regaliamoci tra tutti la nostra libertà. Questo è importante, questo è il regalo più grande che possiamo farci, la nostra libertà. Rivendichiamo la nostra libertà. Se mi vado a uscire la sera esco. E chi mi impone che non posso farlo? Un governo fasullo? Regaliamoci la libertà, ragazzi. Questo è il più grande regalo che possiamo farci a noi tutti in Italia. Una buona serata, spero di non disturbarvi più questa sera. Alla prossima, ciao a tutti, regaliamoci la libertà.